Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo morbido e soffice poncho che io ho deciso di chiamare poncho soffice a braccio proprio perché è molto caldo, è molto morbido ed è leggerissimo addosso. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della Mistrico Filati Liu Cincilla, è questo gomitolone che vedete bello morbidoso, ogni gomitolo è da 100 grammi in misura 65 metri e il colore che ho utilizzato io, che è questo sfumato del lilla e bianco, è il numero 10. Per poter creare l'intero poncho io ho utilizzato due gomitoli e mezzo che ho lavorato con i ferri del numero 9. Per poter creare questo poncho si deve realizzare un lungo rettangolo che poi va cucito in maniera tale proprio da poter creare questa punta che vedete sul davanti, mentre dietro resta lineare. Naturalmente io la punta in questo momento la indosso che va un po' di lato, ma voi potete anche metterla al centro o addirittura metterla dietro se preferite che avanti sia una lavorazione lineare. Per quanto riguarda invece il punto che ho scelto, è un punto abbastanza forato, non si nota tantissimo in lontananza, ma vi faccio vedere, se metto le dita si vedono appunto questi fori, ed è stata una mia scelta perché non volevo che il poncho diventasse troppo pesante o troppo coprente. È comunque un poncho che io ho intenzione di utilizzare ad sopra dei cappotti o dei giubbotti, quindi mi va bene che avesse questa lavorazione forata. E per quanto riguarda il collo, non sono andata io a riprendere la lavorazione o fare diminuzioni o nient'altro, no, è stato proprio il modo in cui lo sono andata a cucire questo lungo rettangolo a dar vita qui a questo pezzo più alto che si abbassa su se stesso e dà appunto vita a questo collo. Bene, spero che anche questo semplicissimo ma bellissimo e ripeto molto morbido poncho vi piaccia e che desiate realizzarlo, e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul mio blog www.incentandoconelsa, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Incentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati che si chiama New Cincilla in questa tonalità del lilla, che è il colore numero 10. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 65 metri e che è 100% microfibra con questa pelosità, no? Allora, io lavorerò con i ferri del numero 9 perché il poncho lo realizzerò ai ferri e ho montato 42 maglie. Allora, per chi volesse farlo più largo, tenete presente che la lavorazione si lavora su un multiplo di 4. A me non sono 40 ma sono 42, perché comunque ho messo una maglia all'inizio e alla fine del giro che mi servono appunto per iniziare e chiudere il giro. Quindi mi raccomando, se voi volete farlo più grande, a 42 aggiungete sempre 4, quindi fate 46, fate 50 se la volete più larga. Detto ciò, andremo a fare prima un giro base, quindi poi non lo calcoleremo più, che significa fare un giro tutto a maglie a diritte. Quindi giro base, andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera. Terminato questo giro base inizieremo poi a lavorare i nostri due giri, che andremo poi sempre a ripetere per tutta la lunghezza del nostro rettangolo. Ho terminato il mio giro base, quindi adesso posso andare a fare il primo dei miei due giri, che andrò sempre a ripetere poi per tutta la lunghezza del rettangolo, che andremo poi naturalmente a ripiegare per creare appunto il poncho. Allora, quindi andrò a fare il mio primo giro e realizzo una maglia a diritto. E questo è l'inizio e la fine del giro, quindi all'inizio e fine giro lavorerò sempre una maglia a diritto. Un gettato. Adesso devo andare a lavorare 3 maglie insieme, quindi qua ho una, qui ho la seconda, qui ho la terza, prendo le 3 maglie insieme e le lavoro a diritto. Un gettato, una maglia a diritto e adesso ricomincio da capo, quindi vado a fare un gettato. Prendo 3 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3. Per chi non riesce a fare le 3 maglie a diritto, può fare 2 maglie a diritto e le lavora. Quindi le lavora insieme. Una maglia a diritto e fa cadere sul davanti la maglia che aveva lavorato prima. Così avete comunque lavorato 3 maglie. Un gettato, una maglia a diritto
e si ricomincia di nuovo da capo, quindi un gettato. Per chi ci riesce può lavorare 3 maglie a diritto, per chi non ci riesce ne lavora 2 maglie a diritto, un'altra maglia a diritto e poi fa cadere le 2 maglie a diritto che ha lavorato prima sul davanti. Quindi io vi faccio vedere lavorandole a 3, alternerò in modo tale da far vedere. Un gettato, una maglia a diritto. Di nuovo un gettato, per chi non riesce a lavorare le 3 maglie insieme va a lavorare 2 maglie insieme. A diritto, un'altra maglia insieme, un'altra maglia a diritto fa cadere la maglia che ha lavorato prima sul davanti, un gettato, una maglia a diritto e si continua a fare questo per tutto il primo giro. Quindi il primo giro consiste, come abbiamo visto, nel fare un gettato, 3 maglie insieme a diritto, un gettato, una maglia a diritto. Poi vi farò vedere come si termina il primo giro e come si inizia il secondo. Lavorando il mio motivo mi è rimasta, quindi ho fatto il mio gettato e la maglia alta, mi rimane l'ultima maglia che io vado a lavorare a diritto. Secondo giro, il secondo giro lo lavoreremo tutto al rovescio, a parte il primo e la prima e l'ultima maglia che la lavoreremo a diritto, quindi la prima maglia a diritto, tutto il resto al rovescio, quindi la maglia al rovescio, il gettato al rovescio. Di nuovo la maglia a rovescio, il gettato a rovescio. Continueremo a lavorare così, quindi per tutto il secondo giro. Termineremo il secondo giro facendo una maglia diritta e poi ricominceremo a lavorare il primo giro. Io vi dirò alla fine quanto mi è venuto lungo il rettangolo, quindi non vi dirò quanti giri ho fatto, ma quanto mi è venuta lunga. E poi vi farò vedere appunto come chiudere questo rettangolo lungo che avremo fatto. Io penso che lo farò almeno di un'ottantina di centimetri. E poi vi farò vedere come cucirlo per creare appunto il nostro poncio con la punta e lo scollo. Allora, io ho lavorato i miei due giri per una lunghezza di circa 95 cm, quindi dall'inizio alla fine ho lavorato per 95 cm e adesso posso andare a fare l'ultimo giro che serve appunto per chiudere le maglie. Solitamente chi mi ha visto lavorare già i ferri sa che io tendo a chiudere quando faccio il giro a rovescio, invece stavolta ho deciso di chiudere quando sto facendo il giro a diritto, quindi vado a chiudere in questa maniera. Vado a fare una maglia a diritto, vado a fare una seconda maglia a diritto, faccio cadere la maglia più esterna che ho sull'uncinetto e sul ferro destro sul davanti. Ancora vado a lavorare una maglia a diritto, faccio cadere sul davanti la maglia più esterna che ho sull'uncinetto, sul ferro a destra. Quindi continuo a lavorare in questa maniera chiudendo tutte le maglie e poi vi faccio vedere come chiudere questa sorta di stola per creare appunto il nostro poncio. Ho terminato quindi di chiudere le mie maglie e adesso posso andare a cucire la mia stola per farla diventare un poncio. E come faccio? L'ho messa, come vedete, dal lato più corto da una parte come rettangolo. Adesso prendo un lato, lo prendo, giro leggermente, vedete, dovrei sovrapporlo così, ma lo giro leggermente in questa parte e andrò a cucire da quest'angolo fino a dove arriva il mio bordino. Una volta cucita, questo sarà il foro per la testa e questo invece sarà in modo tale che si creerà, e vi faccio vedere, la punta. Mentre dietro sarà tutto liscio, quindi vi ripeto il movimento per farvelo vedere bene. Ho questo rettangolo lungo, quindi ho nel lato qua quello corto e anche da questa parte. Prendo il lato corto, dovrei andarlo a sovrapporlo così, ma non lo faccio. Faccio questo movimento rotatorio e vado a cucire da qui su questo filo, su questo lato, in modo da avere poi lo scalfo per il collo qui e sotto avere la punta. Ho cucito quindi il mio collo, questo è lo scollo, e adesso io lo ripiego in questa maniera perché gli voglio dare voglio che il collo sia un po' largo ma anche un po' doppio, e per fare in modo che resti sempre piegato mi ha avanzato un po' del filato con cui ho chiuso, lo faccio passare in mezzo alla lavorazione, lo tiro da questa parte, in questa maniera dovrebbe restare fermo, altrimenti potete usare questo filato, se non è così, prima di tagliarlo indossatelo e cucite un po' il bordino sotto e sopra in modo che vi rimanga questo bel collo pomposo.